Amici Zoccalcio, benvenuti a questa nuova puntata allo Stadio Mezza di San Giorgio. Abbiamo qui una gradita presenza, ho avuto l'onore di intervistarlo soltanto una volta. Adesso è tornato dopo un'estate passata nei campi di gioco, tra cui quello di Maria Pia e Platamona, Giacomo Taro, ho detto ma cosa cazzo. Allora Taro, è carico? Diciamo a metà. A metà, ancora, come vai? Abbiamo avuto un infortunio, quindi. Ah, ho capito. Il dottore. Nella preparazione. Ah, quindi giocherà tranquillo. Dove si schiererà? Sì, ma non lo so, forse in panchina. Forse in panchina, la posizione che più gli si addice. Intanto ecco l'uomo gatto che prova a fare degli scatti, è patetico. Ciao! La nuova stagione sta iniziando, pensa di essere assiduo quest'anno, di fare molte presenze. Io me lo auguro. Se qualcuno mi spezza qualche gamba, tipo quel signore che sta passando là, che Antonio è molto San, cattivo. Antonio San, si sa la sua presenza è... Anche perché non sa giocare, quindi fa le entrate... Un po' scoordinate. Sì, sì, tra fuori tempo. Proprio... Non è neanche bellino a vedersi. Poi fisicamente non c'è, Agaggiu. No. Vai, Fauraggiu, Guglioni. E vai. Ecco le urla dei fan. Ma capa, io sono disgraziato. Va bene. Sono degli invidiosi. Degli invidiosi. E allora? Allora, vado. Grazie al signor Giacomo Lottalu. Grazie a voi. Un in bocca al lupo per la partita. Crepi lupo e Antonio Sala. Vai, Guglioni. Un saluto dal vostro amico Balla. Ciao, Balla. Arrivederci. Fanculo, Balla che fame, Crumino. Thank you.